La Gran Bretagna è fuori. È fuori e adesso vedremo cosa succederà. Ma è una vittoria dei populisti o del popolo? No, direi dei populisti. Speravo di no, però... Ha fatto male, secondo lei, i britannici? Boh, io non lo so, so che l'Inghilterra era già in crisi un po' di anni fa, sentivo gente che era là, che aveva la sterlina, aveva perso. Se è vero quello che dicono, che perderà il 20%. Adesso l'Unione Europea cos'è? Però... Baracolla? Mi sa di sì. Questo mi dispiace decisamente tanto, anche perché volevo trasferirmi lì, quindi... E non può farlo lo stesso? Sarà più complicato, la mia figlia lì. Però... Se aspettava che uscissero? Onestamente no. Via dall'Unione. Male. Perché? Se ne accorgeranno. Con l'Europa è un'altra cosa, secondo me. Cioè si sta meglio dentro? Sì, sicuramente sì. Hanno fatto bene. Perché? Perché sì. Dovrebbe uscire pure l'Italia. Forse... Per quale motivo? Ci troveremmo meglio, credo. Speriamo che non usciamo anche noi. Ma se ci fosse un referendum in Italia, secondo lei la maggioranza cosa voterebbe? Di tornare sicuramente alla lira. Come? Siamo tutti felici. Perché signora? Ma perché il Brexit, chissà mai che non usciamo anche noi da questa Europa. Ma lei vorrebbe fare anche l'uscita italiana? Assolutamente sì, non sono solo io, è tutta l'Italia. Facciamo questo referendum. Sì, l'avrei votato anch'io per uscire. Perché? Ma così, perché l'Europa non è che mi sembra che sia di grande aiuto. Più che altro si vedono più, diciamo, le leggi che vengono imposte dall'Europa più che i benefici. Ma l'Italia dovrebbe rimanere, rinegoziare? No, l'Italia è meglio che rimanga, sennò fa la fine della Grecia. Se rimaniamo. La Grecia è rimasta? Sì, con tutti gli aiuti. Da sola non ce la fa, e neanche l'Italia. Mi faccio capire, l'Italia deve rimanere dentro l'Europa o andarsene? No, deve rimanere per forza, non abbiamo alternative. In Italia vincerebbe l'uscita. Lei cosa voterebbe? No, forse io voterei per l'Unione perché ho l'idea che sarebbe un grosso problema per la moneta, in quanto noi siamo vincolati da una moneta, cosa che ha facilitato la scelta degli inglesi, in quanto avendo la sterlina, quel problema lì l'hanno vissuto in maniera diversa. Io ritornerei subito alla lira. Motivo? Motivo perché da quando siamo entrati nell'euro non ho visto cose positive per niente, ma non solo economicamente, in tutto, nel lavoro... malcontento tra le persone, come si diceva una volta, si stava meglio quando c'era poco. Secondo lei ha fatto bene o male la Gran Bretagna? Fatto bene. Per quale motivo? Fatto bene perché così è più libera di fare quello che vuole, contrariamente a noi italiani che continuiamo a rimanere dentro e ci addebitiamo sempre di più con la Germania, per poi dopo trovarci come la Grecia, legati mani e piedi, che siamo comandati anche qui. Ma ci sarà un effetto domino di altre nazioni che se ne vanno? Penso proprio di sì. Guarda, stamattina avevo letto che Salvini si era già infervorato, anche noi, ma spero di no. E secondo me no, in realtà. È stata una cosa davvero talmente improvvisa che non penso altri stati abbiano il coraggio di prendere così e cambiare. Lì ci mettere la firma, ritorno a uscire dall'Europa e ritornare alla nostra moneta. Cioè, stato nazionale. Sì, ma perché abbiamo provato in tutti questi anni a stare in Europa e stiamo in Europa con mille difficoltà. Ormai l'Unione è finita o deve rimettersi comunque in discussione? Ma ovviamente si deve rimettere in discussione perché sicuramente molti stati stanno pensando come la penso come me. Quindi ad un eventuale referendum italiano voterebbe per rimanere? Per rimanere, sì. Motivo? Il motivo è chiaro, noi abbiamo una valuta molto debole, veramente debole, per cui protetti dall'euro, quelli che hanno lavorato una vita hanno accantonato un po' di risparmio, se non se lo fregano le banche come hanno fatto già in diverse occasioni, siamo più salvaguardati. Arrivederci. Io non è una scelta che se avessimo fatto con un referendum non avrei mai votato, sinceramente. La tranquillità di stare in un'organizzazione come quella dell'Unione Europea secondo me è più... Ma si sente tranquillo? Beh, è meglio che restare da soli, soprattutto per il nostro stato, sì. Ma l'Unione adesso che fine fa? Avrà dei contraccolpi? Non lo so, spero di no per l'Unione, ho paura per l'Inghilterra. Sono nato sostanzialmente nell'Unione Europea, quindi mi piacerebbe anche continuare a viaggiare liberamente come abbiamo fatto per tutta la vita. Poi è vero anche che certe politiche sono anche non condivisibili, tipo sull'immigrazione, non dovremmo stare un po' più uniti. Però... È percepita come un'unione artificiale della finanza, dei mercati e delle banche. Probabilmente sì, quello andrebbe corretto, no? Dovrebbe essere un pochettino più vicino alla gente.